Tornata a casa, ho filmato il picchio finalmente, gli ho fatto anche qualche foto. E qua, e qua. Quello che sentite cinguettare, adesso non più, fa un chip singolo. No, adesso non più, comunque quello è il picchio. E niente, l'ho beccato, l'ho beccato. Stavolta ce l'ho fatta perché ogni volta mi frega, non riesco mai a filmarlo. Stavolta ci sono riuscita. Mi metto a pulire perché sono già in stra ritardo e poi penso cosa fare per pranzo e vi lascio la clip del picchio. Allora ragazzi, non so se il video sarà già uscito, ho preso una box dispensa, non vi faccio vedere più di tanto, vi faccio solo questa anticipazione, oppure se il video sarà già uscito al momento dell'uscita di questo vlog, vi rimando a quel video, insomma andate a vederlo se vi interessa sapere cosa c'era all'interno e non avete guardato quel video nello specifico. Nella box dispensa c'è un gattino. Pepe! Ehi Pepe! Ciao! Oh, che bello! Hai finito di fare le unghiette? Ah, vabbè. Ciao! Ecco. Ti metteremo in dispensa. Allora, sono piena di mal di testa oggi. Una cosa allucinante, il mal di testa che ho. E ho qua dietro, ma anche qua, cioè tutta la testa. Allora, adesso ero andata un attimo a sbirciare all'entrata e mi sono ritrovata con quel po' di roba. Ecco, qui sta tramontando il sole, no, non ancora, quasi. Sono in canottiera, oggi è l'11 di ottobre. In canottiera. L'11 ottobre, ok. Allora, ho comprato da Amazon tre calendari dell'avvento. Allora, uno ho scoperto che è del 2021, ma io non lo sapevo, l'ho acquistato giusto per avere qualcosina da aprire. Questo potrei quasi quasi aprirlo tipo in novembre, oppure aspettare dicembre. Comunque è del 2021, ok? E non lo sapevo. E gli altri non lo so, gli altri non ne ho la più pallida idea. Sicuramente uno è vecchio anche quello. Però ho sbirciato un po' su Amazon, anzi più che un po', e ho trovato queste cosine. Non ho trovati di nuovi. Ecco, di quest'anno ce n'erano ben pochi, erano costosissimi perché erano quelli di marca. Praticamente è un calendario che all'interno ha dei prodotti di Dove e Axe. E l'ho preso perché Axe è il marchio tipo del deodorante, eh. L'ho preso perché comunque sono mini size e anche full size, ma più mini size, e mi tornano molto utili quando da tenere nello zaino, insomma, mi tornano utili anche al lavoro. E quindi ho deciso di comprarlo lo stesso, anche se vecchietto, ho preso la forbice. Cioè, non potevo pensarci prima, ma che scherzi, mal di testa. Non so neanche come faccia io a star qua a filmare, non ne ho la più pallida idea col mal di testa che ho. Non lo so, lo faccio perché ormai è un'abitudine, ma sono abbastanza KO. Problema! Mamma, ma come faccio adesso? Ho fatto un danno? Ho fatto un danno, mi sa. Che buon profumo che esce da qua. Ma
Dai, non è possibile! Ho distrutto il calendario dell'avvento! No, ragazzi. Il mal di testa fa questo e altro. Ah, questo è il coperchio del calendario. Ma è diviso in due. Aspettate. È tutto diviso a pezzi. Allora potevate dirmelo prima che era tutto a pezzi, no? E poi c'è l'altro pezzo. Questo contiene probabilmente le full size perché è più alto. Ecco, è diviso in due. Ecco qua. Quindi questo è il calendario dell'avvento che contiene prodotti Axe e Dove. Ecco, due unghie. Pippo, tu? Niente? Ah, Peppe ti ruba sempre le cose, Mimì. Vero? Oggi. Ecco, casa fatta. Questo è un altro calendario dell'avvento, probabilmente. Questo è bellissimo. È anche una stupenda idea regalo. Io l'ho preso da fare insieme a voi. Però non sono convinta di farlo insieme a voi, perché questo può essere veramente un bellissimo regalo, un'idea così. E si tratta di questo. Praticamente è un calendario dell'avvento di un puzzle, quindi ogni giorno c'è una scatolina, dentro la scatolina ci sono i pezzi, tot pezzi di una parte del puzzle praticamente. Io lo chiamerei puzzle, sono sempre stata abituata a chiamarlo puzzle. Puzzle, son brava, no? Comunque bellino. Questo è 70 x 50 come grandezza. E questa era un'immagine che mi piaceva moltissimo. Ce n'erano altri, ma questo è stato quello che mi ha attirata subito. Come vi dicevo in un video, ecco, quello che mi attira subito io devo comprarlo. Quindi, bello. No, è bellissimo. Come idea regalo, veramente ottimo. Ce ne sono tanti di questi calendari, quindi se vi piace l'idea, pensateci prima che aumentino di prezzo, perché adesso che siamo ancora in ottobre si trovano a un prezzo decente, poi mi sa che si alzeranno parecchio. Comunque, non mi ricordo adesso quanto l'ho pagato, ma oh, che prurito al naso, ragazzi! Allergia, portami via. Poi ho altri due pacchi. La scatola grande credo sia il piumino, perché ho deciso di comprare un piumino non di piume. Un piumino sintetico. E infatti da Shein ho comprato dei copri piumini perché non ne ho io e quindi giustamente devo avere anche dei copri piumini, altrimenti. Sto ancora indossando gli occhiali vecchi perché non mi sono ancora arrivati, quelli nuovi dovrebbero arrivare domani. Ma andiamo avanti. Questa scatola pesa perché questa è un'altra box dispensa di Too Good To Go. E anche di questa vi farò il video separato. Che ora è? Potrei registrarvelo anche adesso, di là in camera. Potrei mettermi a registrarvi questo video, perché questo è appunto box dispensa, box pasti in pochi minuti, data scadenza 31 dicembre 2023. Questo l'ho pagata 22,99 euro. Il valore è di 42 euro più o meno. È bella pesante, praticamente dentro ci dovrebbero essere tipo scatolette di tonno, cose un po' così. Dispensa. Ora, carta. Chi vuole la carta? I gatti hanno preso paura. Ho appena buttato via tutta la carta. Sì, è il piumino. Ok. Io ho preso questo, spero bene, perché io ne ho guardati tanti, non sapevo quale scegliere. E spero bene. Questo è per 4 stagioni, è diviso in due pezzi, quindi una un po' più pesante, una un po' più leggera, unite insieme fanno il piumino invernale. Devo dirvi che non ha tanto peso, la cosa mi piace. Secondo me però comunque avremo freddo perché la nostra stanza da letto di là è un congelatore. Cioè, io vi dico fredda, non sono, cioè, non abbiamo 18 gradi, cioè, per freddo io intendo meno di 10 gradi. Per farvi capire quanto è fredda realmente questa casa,
E anche col riscaldamento sopra un tot non va, non si scalda proprio. Questo è un 220x240 e niente, adesso questo sono contenta. Non è ancora ora di utilizzarlo perché fa ancora caldo, però almeno mi è arrivato. Devo fargli prendere un po' d'aria. Non posso metterlo fuori adesso, però, perché ho steso della biancheria prima. Ok, quindi questi sono i pacchi di oggi. Allora, prima che faccia veramente troppo buio, vi faccio vedere. Ieri sera ho installato la ventola, quella per mandare il calore, diciamo, in giro per la stanza. Ed è questa. Sì, è magnetica, però pesucchia e quindi tende a cadere, bisogna fissarla. E c'è anche il termometro. Si stacca, anche questo è magnetico. E indica. Cioè, se il termometro viene da questa parte, cioè a destra, vuol dire che è troppo caldo e non va bene, rischia di rovinarsi la ventola. E questa poi girando fa aria e quindi dovrebbe mandare l'aria in giro per la stanza. Boh, vabbè, io l'ho installata. Poi staremo a vedere, insomma, come andrà a finire. Guardate che belli i raggi da foto, eh. Come sempre alla fine, ormai ho le foto tutte uguali. Pippo nella carta, Peppe nella sua nuova casa di carta e a posto. Oh, che stanchezza! La biancheria la lascio qua, che tanto lascio che prenda ancora un po' d'aria, anche se non fa caldissimo. Però è abbastanza asciutta già la roba, eh. Allora forse mi conviene stenderla in casa, perché sennò prende l'umidità. Pensavo fosse molto più bagnata, e invece no, è asciugata abbastanza. L'ho stesa un'ora fa, primo pomeriggio, insomma. Vabbè. Comunque, adesso sì, tramonta alle 17 e è un quarto più o meno il sole. Boh, dai, allora sistemo tutto il caos dei pacchi. Faccio la foto al contenuto della box dispensa e poi me ne vado. Che luce! Ho fatto benzina. Allora, 60,6632 litri e 11. È a 1,889. Oggi avevo letto 1,880, ma forse avevo sbagliato io a leggere. Comunque, benzina fatta, adesso è piena proprio, non ci sta decisamente più niente. E boh, vado. Ho recuperato cetrioli dell'orto e delle cosine per i gatti. Una copertina e i giochini, sapete quelli che puzzano? Ecco, quelli là. Basta, vi saluto. Vado a casa perché sono le 19:39 e dovrei andare a letto presto veramente stasera, perché domani sarà una giornatina molto lunga per me, perché avrò lavoro la mattina, subito dopo lavoro dovrò partire e andare a Belluno a fare un pomeriggio intero, non so se a che ora uscirò, di visite, quindi il famoso check-up e quindi così insomma. Vado.